Il giovedì è teatro. Buongiorno Tamara Malleo. Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici, gli ascoltatori di Cristal Radio e di Good Morning Come Milano. stai, E Tamara? Come stai? Come ascoltatrici. stai? Come stai? Molto bene, ti ringrazio. Tu? Ah, bene, 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 bene. No, mal di collo, però fa niente. Per il resto, dai, Aia. tirami innanzi, come diceva mia nonna. Comunque, dove ci porti di bello quest'oggi, Tamara? Allora, oggi iniziamo con uno spettacolo che ho visto proprio l'altra sera, che mi è piaciuto moltissimo, devo dire, che si chiama Safari Pomodoro. Si trova al teatro Elfo Puccini fino all'8 dicembre, quindi insomma è una lunga tenitura. E, in scena c'è Michele Costabile, la regia è di Elio De Capitani con Alessandro Frigerio e il testo è di Nicolò Sordo. Si parte da un'esperienza personale reale. Michele Costabile, attore. E ha sempre fatto anche un altro lavoro e durante nell'estate del 2020, subito dopo appunto il Covid, è andato in una fabbrica dove si lavoravano i pomodori ed è entrato in un mondo che è un mondo molto particolare, è un mondo che raccoglie delle umanità molto diverse fra loro, che scelgono di fare questa esperienza, anzi, spesso non la scelgono di fare, diciamo così, ma fanno questa esperienza per diverse motivazioni. Lui ha raccontato questa sua esperienza a Nicolò Sordo e insieme hanno voluto creare uno spettacolo che potesse partire da questa esperienza per poi far sì che il teatro potesse portarci lontano. In scena Michele Costabile porta una serie di personaggi chiaramente molto caratterizzanti, diciamo così, anche un po' surreali. Il linguaggio è molto a volte sarcastico, molto duro, proprio perché si vuole far entrare il pubblico all'interno di questo mondo che sembra così lontano dalle nostre quotidianità, invece in realtà è molto vicino, e ci porta in realtà ad una riflessione molto più ampia sull'umanità, sul senso di quello che siamo all'interno di un sistema lavorativo, di ciò che in qualche modo rappresentiamo all'interno di un sistema lavorativo, in questo caso specifico, di un mondo che ha all'interno una serie di problematiche molto complesse. Però devo dire che è una stand, diciamo che loro la chiamano stand-up tragedy, proprio perché si parte da una stand-up, quindi da una modalità molto brillante, per poi invece scavare dentro un'umanità complessa e poi si arriva anche ad una, diciamo così, ad un evento molto forte emotivamente, che porterà gli spettatori a fare delle riflessioni, le spettatrici a fare delle riflessioni che coinvolgeranno, diciamo così, il senso dell'umano più che poi il tema specifico. Quindi io lo consiglio vivamente, Safari Pomodoro al Teatro Elfo Puccini, quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires, fermata della metropolitana rossa o Porta Venezia o Lima, e lo spettacolo inizia quasi sempre tra le 7 e le 8, quindi o 7, 7 e mezza, 8, quindi anche in un orario, diciamo così, che poi permette al pubblico di o andare a cena o tornare a casa ad un orario, diciamo così, che può permettergli poi un riposo successivo. Quindi Safari Pomodoro consigliatissimo. Poi ci spostiamo, perché ci spostiamo al teatro Menotti, che si trova in via Menotti, ci troviamo in zona Piazza Risorgimento, quindi Metropolitana Blu, la nuova linea della metropolitana, fermata Tricolore o fermata Dateo. È abbastanza vicino a entrambe le fermate della metropolitana, o si può arrivare anche con alcuni autobus che passano da Piazza San Babila. Teatro Menotti propone questa settimana due spettacoli di Ulderico Pesce, che diciamo, per la critica italiana teatrale è un esponente di spicco dei narratori teatrali contemporanei. Le scorse serate ha portato i 55 giorni del rapimento di Moro. Quindi i suoi sono sempre delle narrazioni storiche molto forti, legate ad eventi molto conosciuti per il grande pubblico, ma che forse per il pubblico più giovane non è nemmeno tanto conosciuto. Invece adesso, da oggi fino a domenica, porta in scena I Sandali di Elisa Claps. Ha scelto
di portare la storia dal punto di vista della voce del padre di Lisa Klutz. Okay. E, è un fatto di cronaca molto conosciuto ed è l'uccisione di una ragazza di 16 anni, Elisa, e che il cui corpo non è stato trovato per 17 anni per appunto una serie di situazioni che poi sono venute alla luce attraverso delle indagini, e lui però vuole raccontare il dolore di un padre, la perdita di un padre e soprattutto il dolore di un padre non avendo la possibilità di piangere il corpo della propria figlia e la ricerca della verità senza mai fermarsi. Appunto Ulderico Pesce è un narratore nell'ambito della, diciamo così, del mondo teatrale, quindi lui prende la storia, cerca di affondare nella storia con grande rispetto attraverso le parole che il teatro permette di esprimere. È una storia molto delicata, chiaro, una storia emotivamente molto forte, ed è una storia vera, quindi bisogna avere rispetto per quello che si sta raccontando e per le vite delle persone che sono ancora oggi presenti e che continuano a vivere quel dolore. E lui riesce sempre a creare, costruisce sempre una storia molto rispettosa di quelli che sono le persone che vivono ancora questo dolore, ma portando avanti appunto delle storie vere che possono essere quindi condivise dal pubblico. Ci troviamo al Teatro Menotti fino a domenica 17, quindi da stasera fino a domenica 17, Metropolitana Blu, diciamo così, per intenderci per, come per capire meglio. E Fermata Tricolore o Dateo. Perfetto. Poi, per aprire questo fine settimana che a Milano è caratterizzato da Book City, sì, e quindi insomma da una serie di eventi incredibili, incontri con autori, autrici, diciamo che il programma è molto ricco, io però vi consiglio un appuntamento al Teatro Gerolamo, che si trova in Piazza Beccaria, quindi in pieno centro, fermata metropolitana Duomo, 5 minuti a piedi arrivate in Piazza Beccaria, e c'è il Teatro Gerolamo, un teatro bellissimo peraltro, e dove ci sono Mattia Fabris e Arianna Scommegna, che sono due attori bravissimi, che portano un reading di V13, che è un testo di Carrère, che è, praticamente lui, quando Parigi nel 2015 è stata sconvolta da una serie di attentati terroristici tra il Bataclan, le Stade de France e alcuni bistrò che causarono 130 morti, lui raccoglie praticamente per 10 mesi, giorno dopo giorno, il processo ai complici, è l'unico sopravvissuto fra gli autori di questa strage. E i suoi racconti, questo è uno di questi, ma in generale nei suoi romanzi c'è questa attenzione, questa rielaborazione poi di articoli reali, testimonianze dei protagonisti di questi terribili eventi, attraverso la sua voce, che è una voce che è caratterizzante, nel senso che è una voce che si riconosce, quella di Carrère, e in cui sicuramente la vita irrompe nelle carte, diciamo così, e quindi in una narrazione fredda, fatta di numeri, fatta di dati, lui irrompe con la vita. E chiaramente i due interpreti, Mattia Fabris e Arianna Scommegna, sono due interpreti che sicuramente ci entreranno e ci, diciamo così, ci strapperanno dal nostro distacco emotivo per farci entrare invece in questi eventi pienamente e mantenendo quel distacco che Carrère ha, quindi non seguendo pregiudizi o soluzioni preconcette, e invece concentrandosi sul lato umano. È chiaramente un reading, quindi chiaramente una lettura del testo di Carrère, ma è un reading teatrale, quindi interpretato magistralmente da Mattia Fabris e Arianna Scommegna. V13, Teatro Gerolamo. Teatro Gerolamo. Scusate, non vi ho detto questo weekend, dicevi. Quando
quindi questo è importante. Mi sembra che sia venerdì 15 okay, e sabato domani. 16 alle 20 e domenica 17 alle ore 17. Ok, Teatro Girolamo, comunque andate a vedere sul Teatro Girolamo, anche sicuramente troverete tutte le indicazioni. Sì. In Duomo, diciamo, praticamente dietro Duomo. Grazie mille Tamara. Interessante, anche perché appunto qui siamo sul confine appunto tra Book City e invece il teatro, quindi insomma sempre perfette le tue indicazioni. Tamara, grazie mille buon weekend anche a te, buon Book City magari, perché so già che andrai a vedere cose. Un pochino sì, andrò a vedere delle cose. Giusto, sono sicurissimo. E allora poi ci racconterai cosa avrai visto di bello. Grazie mille Tamara, buona giornata. A presto, grazie mille a Tamara Malleo. Noi continuiamo con un po' di musica e poi torniamo perché vedo già gli ospiti al di là del vetro. Adesso Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Forse sono, ecco, vedi, io che non ho più Tamara, adesso è andata. Dai, la risentiamo un po' settimana prossima, tranquilli.